E siamo online, vediamo se anche il buon Facebook ci dice la stessa cosa. Dovrebbe essere tutto in ordine, pare. Certo, sì, tutto in ordine, siamo online, tutto a posto. Benvenuti a Bene. tutti, 23ª puntata di Aglia Musica. Oggi in realtà sembra che stiamo facendo una lunga fila, non voluta, lo ammetto. Di pianisti e di incontri dedicati al pianoforte, potremmo fare probabilmente un'esalogia breve e oggi abbiamo con noi Paolo Vergari, un pianista, Ciao. un musicista, un amico che conosco da ormai anche da 3 o 4 anni, forse anche di più ci conosciamo. Sì, forse di più, Ci direi conosciamo da sulla. veramente tanti anni, con lui abbiamo fatto due progetti, ce n'è un altro in uscita e oggi volevo parlare di diciamo vari elementi. Allora, la prima cosa, però intanto che vedo che la gente si sta iniziando a collegare e siamo online su tutte e due le piattaforme, sia Facebook che su YouTube. Allora, prima di iniziare, appunto aspettando che la gente si colleghi, ricordo sempre che noi oggi siamo in diretta su Facebook e su YouTube, poi la puntata rimarrà disponibile soltanto nella piattaforma di YouTube. Quindi vi invito, nel caso che vi piacciono questi contenuti, queste interviste, innanzitutto se volete intervenire in diretta, assolutamente abbiamo già, in realtà abbiamo già un primo incontro. Amelia Vergari, che Ah, immagino sia una tua parente. Non so certo. perché ho questa idea che potrebbe essere Sì. con te imparentata. E ringrazio Amelia, ciao, ti ringrazio che ci stai seguendo. E dicevo, quindi potete assolutamente commentare in diretta, io seguirò sia i commenti su YouTube sia i commenti su Facebook, quindi se ci sono delle domande durante la puntata, assolutamente vedremo di risolverle. Dopodiché, alla fine, rimarrà questa puntata su YouTube, quindi se volete iscrivetevi al nostro canale per poterci seguire e sentire le nostre novità. Sono incontri, soprattutto li facciamo con gli artisti dell'etichetta come appunto spunto divulgativo, utilizziamo il disco come uno spunto divulgativo per parlare di musica, per chiacchierare fondamentalmente, perché di fatto questo è. E poi, diciamo, troverete promo, anche altre interviste, videoclip dedicati ai dischi e dischi in uscita. Quindi vedo che la gente sta iniziando ad arrivare, sta iniziando i numeri, sta iniziando a aumentare. Saluto tutti quei nuovi arrivati e direi di iniziare. Paolo, Sì, cosa ci racconti ciao a tutti. della tua attività artistica? Lascio sempre i primi minuti per lasciare all'artista, Sì. diciamo, lo spazio per introdursi nel migliore dei modi. Ma diciamo dell'attualità, perché così poi magari avremo modo di parlare del passato. Questo periodo di forzata chiusura, insomma, in casa oppure nello studio, sto passando tanto tempo rispetto alla normale attività, insomma, tanto tempo al pianoforte, ed è un tempo incredibilmente bello passato con la musica, con uno studio e con una, appunto, progettazione di cose future, insomma, da studiare, da proporre. Quindi è chiaro, in un contesto così difficile, no, come tutti sappiamo, però diciamo che c'è questo spazio di concentrazione che veramente sto sfruttando e da questo spazio sto ricevendo tanti impulsi, tante informazioni. Il tempo così passato con la musica, un tempo così di concentrazione profonda, è veramente così, un tempo bellissimo, un tempo magico, insomma, sì, e in qualche Però modo mi. Sì. più che quello che stai svolgendo adesso, che poi comunque ci arriveremo anche perché volevo parlare anche del progetto dedicato a Schumann che stai portando avanti, di cui peraltro io so ancora pochissimo, quindi Sì, poi tutto quello che mi dirai sarà oggi per me quasi un inedito.
Ma no, volevo proprio sapere la tua, come è tua attività, al di là di quello che è la situazione attuale, che è una situazione oggettivamente un po' inusuale, mettiamola così come eufemismo, però proprio sapere da te, per quanto riguarda la tua attività concertistica, la tua attività pianistica, la tua attività come, come anche come docente, perché so che tu svolgi anche questa attività nell'ambito, nell'ambito, diciamo, nell'ambito della didattica. Insegno in conservatorio da 5 anni a Vibo Valentia in Calabria. Uh-huh. E, sì, diciamo l'attività concertistica negli ultimi anni si è svolta in gran parte in Cina, ma di questo poi avremo modo di sì, approfondire. Se riesco faccio anche vedere una clip. Speriamo bene. io, diciamo, negli ultimi anni mi sono occupato di alcuni repertori a cui uno in particolare, insomma, a cui tengo molto e che sto proponendo anche per i prossimi anni, che è dedicato all'integrale dei Regards sur l'enfant Jésus di Messiaen. Mm. È un'opera che ho fatto in prima per me, in prima esecuzione, insomma, per me appunto, a Milano, in un'occasione speciale, nel Duomo addirittura. Mm. Era appunto una cosa promossa di concerto, insomma, col progetto culturale della CEI, e soprattutto si è avvalsa della consulenza, insomma, della presentazione anche di quest'opera di due personalità che sono Raffaele Pozzi, che è un musicologo che ha scritto appunto una monografia su Messiaen, e del teologo musicista, direi, Pierangelo Sequeri. Mm. Hanno fatto una presentazione, abbiamo fatto questo concerto in 2 serate, appunto dividendo il programma totale di 2 ore in due serate, appunto con 2 momenti di prolusione, insomma, molto molto, molto particolari, ispirati, che sì, io anche, potrei... perché, sì, anche perché Messiaen è veramente molto particolare come autore. Non abbiamo quasi mai parlato qua sul canale, in realtà, di questo autore nello specifico, nonostante abbia fatto un disco dedicato al Quartetto per la fine dei tempi, che è uno dei lavori più emblematici nel Novecento, legato appunto alla Seconda Guerra Mondiale, alla detenzione del compositore all'interno dei campi di concentramento. Però di quest'opera specifica, in realtà, non credo neanche di averla in catalogo, onestamente. Quindi no, infatti, mi stai dando uno spoiler, in realtà. Certo, sì, no, il progetto c'è, quindi... Ok. Sì. E per chi ci sta ascoltando, Paolo con me ha fatto, ad oggi, ha pubblicato con me 2 lavori. Un lavoro all'inizio, uno proprio all'inizio, quando era appena aperta la casa editrice, molto particolare, dedicato alle ultime composizioni pianistiche di 3 autori, più che simbolici, proprio emblematici dell'Ottocento. Ce li vuoi dire tu, ce li vuoi raccontare tu? Sì, l'idea, appunto, il concept, diciamo così, di questo... Il titolo è The Last Piano Works, Sì, le ultime composizioni, sì, pianistiche. Appunto, l'immagine era quella di approfondire, diciamo, di appunto interpretare, insomma, di approfondire... delle ultime opere, no, di alcuni compositori, cioè pensando, uh-huh, che ci sia un carisma particolare, no, per le un ultime testamento. Opere. Esatto. Quasi un Quindi, testamento. Questo, diciamo, la parte così un po' il concetto. Sotto c'era da parte mia uno studio, diciamo, un approfondimento sulla scelta dei tempi. Ecco, in quel caso, in quel disco, ci sono dei pezzi un po' che per me sono emblematici, così, e ho provato, diciamo, ho sperimentato delle scelte dei tempi non usuali, diciamo,
volutamente lente, per esempio, mm-hmm. cercando appunto, cercando di capire, di penetrare, insomma, dei significati profondi. Ecco, questa è un po' l'idea. È chiaro che poi questo passa attraverso tante questioni tecniche musicali, appunto la scelta del tempo certo. è una fondamentale che poi va di conseguenza il suono, tutta mm-hmm. gli armonici, eccetera. Quindi ecco, è una cosa che tuttora, insomma, su cui lavoro tuttora, insomma, su allora, le composizioni che io ricordo del disco sono soprattutto il Gesang der Fuhr di Schumann, la sonata 19 di Schubert e, se non ricordo male, il romanzo Gli Intermezzi, se non vorrei dire una stupidaggine, perché è anche da un paio d'anni che non lo sento, di Brahms. Il Klavierstück, sì. Il Klavierstück di Brahms, ecco. Il titolo della puntata di oggi è proprio legato alla spiritualità all'interno del pianoforte. E ovviamente tu prima hai detto che incidere queste composizioni, che sono fondamentalmente le ultime di quelli che comunque in vita furono considerati Schubert a parte, Schubert è un caso molto a parte, però di Schumann e Brahms, anche dei grandi virtuosi del pianoforte, comunque si dovrebbe sentire un qualcosa, una sorta di testamento, una sorta di lascito, una sorta di ultimo di ultima scrittura. Tu che cosa ci hai trovato come pianista all'interno di queste opere? Quello che trovo, queste sono le mie domande fastidiose, perdono. Assolutamente. È chiaro che quello che si trova nelle grandi opere è sempre una complessità di significati, specialmente nella musica dove non c'è una cosa così diretta. Ora, per esempio, in Schumann, quello che mi ha colpito è, per esempio, nel primo brano, una sorta di polifonia molto stretta, molto rigorosa, che crea delle dissonanze, proprio perché lui è rigoroso e preciso nel gioco imitativo, che prese in sé magari risulterebbero stranissime, no? E invece ecco, e in questo senso vedo come, in maniera molto più grande, insomma, è successo in Beethoven, no? Nell'ultima opera di Beethoven, nelle fughe, cioè si creano appunto delle situazioni armoniche molto particolari, che fanno necessariamente, gettano un ponte, no? Fanno saltare un secolo quasi, insomma, e questo magari non è voluto, non è succede appunto al genio, succede all'ispirazione, però in qualche modo è costruito, cioè non è casuale, voglio dire, non è che così. E questo fatto di gettare ponti, no, tra i secoli, a me è una cosa che è sempre affascinato e che mi affascina, che trovo adesso, per dire, sto frequentando la fuga della 106 di Beethoven e veramente lo sforzo è proprio di cercare in ogni singola semicroma, diciamo, no? L'armonizzazione, che vuol dire a volte anche la dissonanza, però riuscire a mettere insieme, diciamo, a far suonare insieme le voci che insomma risultano a volte. Mi viene in mente una domanda, però. Sì. Perché Schumann, per chi ci ascolta che non conosce la storia di Schumann, diciamo che lui a un certo punto della sua vita ha avuto una sorta di debacle abbastanza pesante dal punto di vista proprio non intellettuale ma psichico, nel senso che è finito in quello che era un manicomio, ovviamente. Sì. E tanto che le ultime composizioni, penso al concerto per violino che lui scrisse, proprio fu una delle ultimissime opere che lui scrisse quando ancora era in grado di scrivere, venne nascosto dalla moglie in una biblioteca ed è stato ritrovato, credo, negli anni 20 e poi inciso per la prima volta da Menuhin, quindi praticamente per oltre 100 anni
non si è saputo nulla di, quella, di quell'opera. La, il Gesang der Führer è l'opera 133, è veramente l'ultima, se non una delle ultimissime composizioni pianistiche. E tu mi hai appena detto che c'è quel genio che porta un ponte verso il futuro. Domanda. Anzi, faccio un parallelismo in realtà che mi porta alla domanda. Nel Novecento ci sono state grandissime scoperte. Alcune di queste scoperte si sono dovute a elementi esterni. Penso per esempio a Carrie Mullis. Carrie Mullis era premio Nobel per la chimica e quello che ha scoperto la PCR. E quando gli hanno chiesto, penso in un'intervista del 93, se non ricordo male, quando gli hanno chiesto se lui se non si fosse fatto di LSD, perché lui faceva dei viaggi acidi pesantissimi, se lui non si fosse fatto di LSD sarebbe comunque riuscito a scoprire la PCR, lui ha risposto molto probabilmente assolutamente no, se non avesse avuto questo stato alterato, quindi non avrebbe scoperto quello che sono dei punti fondamentali, uno per l'evoluzione, infatti è stato premio Nobel per la chimica, dei punti fondamentali anche per l'applicazione in medicina e non solo. Secondo te quanto ha influito nel Gesang der Führer di Schumann il fatto di aver comunque di scrivere sotto uno stato che era già pesantemente alterato? E se secondo te uno Schumann o comunque un compositore un po' più in grado, che riusciva a controllare un po' di più le sue facoltà intellettive, sarebbe riuscito comunque a scrivere un brano come quello? Perché tu adesso hai citato Beethoven, ma anche Beethoven aveva uno stato estremamente alterato. Sì, sì. Per la sordità, sì, sì. Per la malattia, per una serie di altri elementi. Domanda anche questa. Sì. Non mi piace fare domande così, sì. È molto divertente la domanda. Hanno scritto Nell, hanno fatto Il. No, facciamo dei parallelismi, proviamo a inglobare quello che è l'ambito del sapere. La musica nell'ambito del sapere, che peraltro gli dovrebbe essere proprio. Sì, sì. No, io ti dico la mia convinzione, è chiaro che poi è personale, cioè la mia convinzione è che certi stati di alterazione possono assolutamente creare delle situazioni appunto di genialità. Questa affermazione, no, va contro magari il senso del, no, rigore, lo studio, eccetera, eccetera. E su questo non c'è dubbio, cioè questo lo diamo per assodato, perché parliamo poi di persone che, insomma, di geni. E ragazzi, assumete LSD, mi raccomando. Ecco, quando scrivete sì. Musica, giù i facili. No, scherzo, sì, appunto, no, è che... Non fatelo. Anch'io sarei di questo, no? La responsabilità ti porta. Però se no, insomma, c'è una piccola parte di me che dice, perché questo succede, cioè uno lo può verificare nel proprio piccolo. Per esempio, in certe situazioni, quando stai suonando, quando ci sono condizioni, appunto, che non sono giustificabili del genere, no, ma questo io l'ho studiato, lo so benissimo, eccetera. No, cioè tutte queste ci sono, ma ci sono altre condizioni impalpabili, appunto, di dove succede qualcosa che non ti aspetti, insomma. E quindi se nel piccolo possiamo sperimentarlo, insomma, io penso che anche nel caso dei grandi. E come l'hai sentita questa cosa? Perché si applica a Schumann, si applica a Beethoven. Io prima ti ho citato il caso di Carrie Mullis, il premio Nobel. Tra parentesi, Carrie Mullis era anche poi uno che però diceva di parlare con dei procioni fluorescenti, con i pompon e altre cose che venivano dallo spazio. Quindi diciamo che i suoi trip non gli hanno fatto solo scoprire la PCR, ma l'hanno fatto sbloccare male, ma molto male. E Schumann del resto è un po' sbroccato nell'ultimo anno di vita. Era, non so se ricordo una testimonianza che lui forse non era quasi più in grado di parlare, forse, o comunque non era più in grado di proferire suoni di senso compiuto. Quindi è veramente, fa veramente strano pensare a una persona di quella portata arrivata a quello. Come hai sentito questo in Schumann, in Schubert,
che in realtà ha avuto un altro problema di classifide, e in Brahms, che li ha scritti in realtà a tarda età. Forse Brahms è quello dei tre autori l'unico che è arrivato all'anzianità, alla vecchiaia, e si è spento, diciamo, in maniera quasi naturale, senza malattie così invasive pregresse. Sì, no, e in particolare in Brahms è chiaro, c'è assoluta lucidità, cioè almeno non c'è niente di... Però la quello, sì, no, quello che a me così affascina, quello che ho cercato di leggere tra le note, insomma, è una grande meditazione, diciamo, sulla vita, sul senso della vita, sull'ultimo brano di Brahms, che insomma qualcuno riporta scritto in parte anche sul letto di morte. Adesso a volte queste informazioni sono relative, però di fatto comunque è un brano che ha il sapore della, cioè di una persona che ha vissuto, che ha conosciuto, che ha sperimentato, e c'è un senso, diciamo, di pace, ma un senso di coscienza del dolore molto profonda, un senso anche di dignità nella parte centrale, di eroismo, di eroicità. Cioè, appunto, sia in Brahms che in Schubert, quando trovi, insomma, composizioni del genere, tu senti dentro la complessità della vita. È come se, mm-hmm. se loro ti spiegassero musicalmente, insomma, in modo misterioso, però tutti i significati, insomma. Questo, per esempio, questo anche l'ho trovato, ed è stata per me la chiave un po' dell'ingresso alla 106 di Beethoven, nell'adagio. È una meditazione veramente sulla vita incredibile, cioè io sì, in un sì, momento sì, anche... quasi cosmologica. Sì, in un momento proprio ho trovato anche, diciamo, delle risposte a dei momenti, qualche momento difficile, insomma. In quali altri autori hai trovato questo? Nel senso, in realtà non sono tantissime le esperienze in cui tu riesci veramente a percepire l'opera ultima. Io penso in Michelangelo, noi lo percepiamo nella Pietà Rondanini, che è un grande monumento incompiuto. Pare alla Pietà Rondanini può essere l'arte della fuga di Bach, in musica ovviamente trovando dei parallelismi musicali, l'arte della fuga di Bach piuttosto che il Requiem di Mozart, anche se poi sul Requiem di Mozart ci sarebbero svariate cose da dire, visto che lui si rifà direttamente a una composizione di Michael Haydn, e vabbè, quella è un'altra questione. E lo ritroviamo negli ultimi quartetti di Beethoven, nell'ultima sonata, nell'ultima sinfonia, ma in particolare negli ultimi quartetti, in particolare nella Grande Fuga, e lo ritroviamo in Schubert, lo ritroviamo in Schumann. Ma in quali altri autori senti o percepisci che c'è questa tensione verso, non tanto verso un al di là, perché in realtà nessuno di loro penso che tendesse verso l'al di là, ma verso un futuro che sapevano che probabilmente non avrebbero visto. Mm-hmm. Sì, rimanendo su appunto autori che frequento con lo strumento, insomma col pianoforte, cioè io il credo che... tempo che sei pianista, effettivamente, ti faccio domande, io pensavo addirittura al 6, no. al 700, figurati. No, ma certo, no, è chiaro che, però... cioè, penso, per dire, una risposta verrebbe facile, no? Pensando a Mahler, e anche un altro autore che purtroppo non ha scritto per pianoforte, ma per fortuna, cioè, ci ha lasciato delle sinfonie, appunto, che sono... Cioè, purtroppo ci capita qui poco, insomma, di sentirle. È successo comunque negli ultimi anni a Santa Cecilia, per fortuna, abbiamo ascoltato la seconda, la nona, e questi, partecipare appunto
a queste esecuzioni sono eventi, sono esperienze indimenticabili, che purtroppo avvengono troppo poco, ma si capisce perché, perché sono... Io mi ricordo una sesta alla Scala, non mi ricordo se era il direttore chi era, non so se era Temirkanov, non mi ricordo più, mi ricordo una sesta alla Scala di almeno 12-13 anni fa che fu assolutamente sconvolgente, sconvolgente anche per la lunghezza, perché comunque sono autori che ti costringono anche a un grado di attenzione a cui mediamente il cervello umano ad oggi è soggettato ai social, non è più abituato a leggere un'attenzione per quasi 2 ore, a volte 2 ore e mezza di musica, è veramente micidiale. Che poi tu hai citato la seconda, che è la Sinfonia della Risurrezione, è lunghissima, la nona è già molto più compiusa sotto questo punto di vista, però penso che tu intendessi più la decima, forse l'adagio della decima. Per dire appunto degli autori, ma io cerco anche nella singola composizione, no? Questo tipo di valore, diciamo, per esempio, no? C'è la novelletta di Schumann, l'ottava, che è quella, diciamo, più complessa, più formalmente più articolata, che ha un tema centrale, che è un po' il cuore della ecco, che appunto io ho cercato di imperniare, diciamo, tutta l'idea di questa novelletta su questo tema centrale che per Schumann spesso è il tema dell'amore, insomma, il tema dell'amata, il tema del cuore. È il tema di Clara, per caso, anche? È un richiamo al tema di Clara? Non lo so, non credo, ma non sono sicuro, però. In ogni caso, lo fa in varie tonalità. Perché lui spesso ha utilizzato il tema dell'amore, soprattutto quando abbiamo proprio appena fatto adesso, poi spero di averla ospite perché poi parleremo proprio di questo, in un disco che si chiama Corrispondenze, nel senso proprio di corrispondenze, in questo caso epistolari e musicali tra Schumann, Robert e Schumann, Clara Schumann e Robert Schumann, prima ancora che si sposassero, che si dedicavano a vicenda alle composizioni. Sì. E c'era lei che utilizzava il tema di Schumann, l'altro che utilizzava il tema di Clara, e quindi praticamente si incrociavano sempre. Poi Schumann, anche dopo sposati, riutilizzò questo tema, addirittura anche Brahms, quando fece le variazioni, le variazioni sul tema di Schumann, utilizzò il tema dell'amore per Clara, unito a una sorta di tema dell'amicizia, mettendosi tutto insieme. Poi quanto Schumann abbia gradito quella composizione, lui era già in ospedale, non lo so neanche se riuscì a capirlo. Però sappiamo che sono queste corrispondenze che si facevano. Oggi purtroppo abbiamo Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Una volta avevamo Clara Schumann e Robert Schumann che facevano questi scambi. Vabbè. Comunque, adesso che un attimo ho fatto mente locale sul tema, mi viene in mente che c'è un parallelismo, l'opera, la fantasia di Schumann, no? Che inizia con la 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 sol fa mi mire, in modo espansivo, grandioso, sì, no? Sì, sì. E in qualche modo il tema centrale dell'ottava novelletta, molto invece intimo, in versione intima, pianissimo, sono le stesse fa mi re do si la la so, in qualche modo le prime 5 note sono riprese, modulate allo stesso modo, insomma, agitazione interna. Questo succede, insomma, 100.000 volte. Ma guarda, io ho appena finito in realtà un mesetto fa circa di ascoltare l'integrale fatta da Jörg de Mus di tutta l'opera di Schumann. Credo sia l'unica integrale, peraltro, ad oggi esistente, che è omnicomprensiva, che veramente ha inciso tutto quello che è quantomeno edito dell'autore. Ed era incredibile perché
Subito dopo ho ascoltato l'integrale pianistica, tutta l'opera pianistica di Schubert, e quindi ho avuto proprio la possibilità di metterlo a confronto. E quello che è emerso, almeno da un ascolto peraltro condotto in maniera molto, diciamo, molto chiusa, perché quando ho iniziato l'integrale io per circa 10 giorni ho ascoltato solo Schumann, proprio non ho ascoltato nessun altro genere, e per i successivi 14 giorni ho ascoltato solo Schubert. In Schumann emergeva un autore assolutamente monolitico, che dall'inizio alla fine vi è una concentrazione, una tensione continua verso la ricerca, verso lo strumento, verso quello che poteva essere, ciò che lo strumento gli poteva dare. E quindi tutti i pezzi erano assolutamente poi conchiusi in se stessi, a parte gli ultimi, dove si iniziava a sentire, per esempio il Gesang der Fuhr, si iniziava a sentire questa espansione, come se ci fosse una sorta di sfiatamento verso l'esterno, che noi lo diamo verso il futuro, in realtà probabilmente era proprio la psiche che gli stava andando. Invece in Schubert questa cosa non c'è. In Schubert tu hai continui salti. Tra il sublime assoluto, il Klavierstück, le ultime due sonate, e poi hai, per esempio, nel Cotillon, hai il salto al contrario. Nel Cotillon, che è un'opera di 45 minuti, assolutamente di 45 secondi, scusate, assolutamente carinissima, molto, molto leziosa, anche se vogliamo, per certi aspetti. Quindi in Schubert tu vedi molto questo salto. In Schumann invece è proprio un'idea che lui porta avanti dall'opera 1 fino all'ultima. Quindi questo è stato effettivamente molto interessante, riuscire a mettere a confronto in maniera così, ripeto, monolitica, questi due autori. Non so se tu sei d'accordo con me in questa non so se mai hai avuto la follia di affrontare le due integrali in maniera così pervasiva. Ti invidio. mi fai venire in mente, intanto una piccola cosa: hai citato Jörg Demus, che proprio ebbi l'occasione di fare un corso con lui tanti anni fa, stavo facendo il diploma, e siccome stavo preparando la fantasia di Schumann, gli portai proprio questa composizione, e furono, mi pare, una settimana, insomma, di lezioni a San Marino, bellissime. Per me lui è come se così mi avesse rivelato un mondo che non conoscevo ancora, insomma. E poi è stato anche quello che mi ha, cioè, ho conosciuto l'opera 133 attraverso di lui, nel senso che, appunto, nei programmi di studio non c'era, è stato lui in quell'occasione o in qualche altra occasione successiva che, appunto, anche mi ha fatto innamorare di quell'opera lì. No, e quello che dicevi mi fa venire in mente questo. Il punto di Schumann, scusa se ti interrompo, ti straconsiglio le fughe. Sono bellissime, certo. Sono splendide le fughe di Schumann, sono pochissimo eseguite e hanno però una forza interiore incredibile, e sono sicuramente ispirate a quelle settecentesche. Sì. Credo che il punto di riferimento anche per Schumann fosse la letteratura bacchiana e coeva. Sì. Bach. Sì. Ma hanno una forza tipicamente romantica che spesso in altri autori del romanticismo, quando si apprestano a scrivere delle fughe, io onestamente non avevo mai sentito. Quindi sì. Nel caso te le straconsiglio, anche in prospettiva del Gesang der Fuhr, sì, e del contrappunto lì inserito. Però, come succede anche per Mendelssohn, no? Le fughe di Mendelssohn sono bellissimi, fantastici. Un altro adepto bacchiano. Sì. E no, quello che volevo dire riguardo alle tue riflessioni è questo, tornando un po' anche sul mio percorso, cioè che quello che mi attira molto, che mi ha sempre attirato, insomma, e rimane così
un percorso di ricerca è proprio quello verso autori, come per me il caso di Schumann, insomma, e Beethoven, e poi magari ne mettiamo altri anche, cioè che affrontano il pianoforte non da, tra virgolette, insomma, non da pianisti, no? Non da, che scrivono, insomma, che scrivono qui, non scrivono mettendo le mani sulla tastiera, per cui inventano il pianoforte e lo sottopongono a una evoluzione, a delle possibilità che prima non c'erano. E in questo senso faccio anche un piccolo gancio, insomma, piccolo grande, insomma, a Messiaen. Per me succede la stessa cosa con lui. Il pianismo suo è interessante perché viene da questa corrente di sviluppo dello strumento, delle possibilità foniche, delle possibilità armoniche. Ci sono delle cose, appunto nel caso di Regard, veramente pianisticamente impossibili, insomma, o certo non pensate sulla tastiera, che richiedono magari un sacco di tempo per farle proprio, farle diventare un po' agevoli, non lo saranno mai. Ma aveva il problema opposto, che quando scriveva per l'orchestra o scriveva per uno strumento che non era il pianoforte, poi chiedeva a Joachim o a Clara, scusa, guardami, controllami questo se funziona, grazie, perché non sono sicurissimo. Sì. È come il caso di Messiaen, pure era pianista anche lui, assolutamente, ma aveva la possibilità della moglie Yvonne Loriot che comunque gli verificava, insomma, qualora ne avesse avuto bisogno, perché comunque ma ecco, questo fatto di scrivere la musica, non di tradurla al pianoforte, ma di cambiare lo strumento, no? Di sperimentare. Forse una visione del suono dello strumento che era innanzitutto concettuale e poi riuscire a trasporla sulla carta e quindi materialmente nell'esecuzione che rispondesse a quello che di fatto gli suonava in testa. Sì, sì. Penso che sia questo. E questo anche che così mi porta... io ho suonato vari anni, ho partecipato a due ensemble a Lugano, Oggi Musica, e l'ADM Ensemble degli Amici della Musica di Modena. Quindi ho avuto occasione di suonare tanta musica nuova e a volte, insomma, mi ricordo un'opera di Nadir Vassena, un compositore svizzero che all'epoca appunto era leader del gruppo Oggi Musica, molto, molto interessante, perché anche lui, no, lui aveva il vantaggio di non essere pianista, quindi era più libero, insomma, e in questo senso a me interessava di più, e anche quella composizione, questa correzione, il titolo della correzione, che era proprio interessante perché tirava fuori, insomma, delle possibilità, delle nuove, insomma, per lo strumento. Quindi ecco, questo atteggiamento verso dei compositori, verso lo strumento, verso la materia, insomma, è molto bello, molto interessante, non si finisce mai, insomma, di entrarci. No, assolutamente no. Peraltro poi con Luca Ciammarughi alcune settimane fa, quando ci siamo incontrati, lui aveva portato una riflessione interessante che parlava di esecuzioni. In realtà le nostre esecuzioni poi non sono mai puramente ottocentesche o puramente settecentesche, ma sono all'interno dell'idea dell'Ottocento che noi abbiamo oggi, nella modernità, nella contemporaneità. In questo senso, per traslato, si potrebbe arrivare quasi a definire che in realtà ogni volta che noi eseguiamo Schumann, ogni volta che noi eseguiamo Schubert o Beethoven o Messiaen oggi, anche se ci riferiamo a dei criteri esecutivi antichi, comunque rispettandone quella che è la prassi, ma questo vale per Händel, vale per Bach, vale per Lully, vale per tutti, fondamentalmente facciamo musica contemporanea. Mm-hmm.
questo è, un aspetto estremamente affascinante, a riprova del fatto che se uno sente la tua esecuzione, poi sente un'esecuzione degli anni 80, magari sempre tua, ma fondamentalmente sono due esecuzioni completamente diverse per spirito, per maturità, per tutto. Quindi ci sono anche veramente tantissime variabili che all'interno di questa equazione di quest'anti va. Sì, sì. Volevo però fare un salto, perché se no ci fossilizziamo su questo argomento e sento un rumore, dei rumori terribili da te, cioè c'è qualcosa in giro? No, adesso... Ok. Sì. Allora, volevo fare un piccolo salto, perché tu sei anche noto per aver riscoperto due compositori italiani, che sono Lino Liviavella e Gino Tagliapietra. L'hai fatto per altre etichette, peraltro, non per la mia, e sono due autori estremamente importanti nell'ambito... veramente un suono terribile. Porca miseria, adesso c'è un passaggio di una... Sì, ora no. È passato. Sì, sì. Quindi torno al discorso. Lino Liviavella e Gino Tagliapietra, che sono due compositori estremamente poco noti del repertorio italiano, che a me interessano particolarmente per la riscoperta della prassi, diciamo, strumentale, pianistica in particolare italiana del Novecento, e che credo sia stato l'unico a inciderli. Non ricordo altri autori, altre incisioni di questi. Forse di Tagliapietra c'è qualcos'altro, ma di Liviavella sono quasi sicuro di non aver trovato nient'altro. Sì, infatti mi pare anche a me, cioè ci sono registrazioni live, diciamo, ma non pubblicate. Ecco, io ho avuto, essendo marchigiano come Liviavella, ho avuto l'occasione di conoscere Lucio, che saluto, adesso lui vive a Torino, insomma ha suonato nell'orchestra della RAI per tanti anni, e allora lui ha tutto l'archivio, insomma, del padre, e quindi sì, c'è stata l'occasione di proporre questo autore con delle composizioni. Lui ha scritto tantissimo, e anche diciamo nel periodo in cui era in vita, fino al 64 mi pare, è stato anche eseguito in contesti importanti, alla Scala, alla RAI, diretto da Ferrara. Quindi cioè, è un compositore che ha avuto in vita, insomma, una grande importanza, è stato direttore del Conservatorio di Bologna, eccetera. Insomma, quindi... Ma perché hai scelto proprio questi due? Ti spiego. Di solito un pianista, in particolare un pianista del permettimi di dirlo, un pianista del tuo livello, tendenzialmente quando fa un'uscita discografica, in particolare tra le prime, perché credo che Liviavella e Tagliapietra risalgano a qualche, non sono esattamente recentissime, sono. Si è perso l'audio. Ecco, 2001-2002, sì. Ecco, quindi non so se erano le prime incisioni che tu hai fatto, sono stati i primi dischi che tu hai fatto, però sono sicuramente tra le prime incisioni che sono uscite ufficialmente. Di solito scegli autori un po' più di repertorio. Invece tu ti sei concentrato su due autori italiani estremamente particolari, particolarmente sconosciuti al repertorio discografico e, permettimi di dirlo, anche particolarmente sconosciuti, dimenticati più che altro dai repertori concertistici. Quindi perché hai scelto proprio questi due autori? Cioè, da cosa sei partito? Al di là il fatto che Liviavella fosse un tuo, permettimi, compaesano, cioè fosse anche lui marchigiano. Ma no, non basta, credo, dire il mio compaesano, allora lo eseguo e ci costruisco, ci metto la prima pietra. Sì, sì. Ma diciamo, non c'è stata una grande progettualità, diciamo, una riflessione, è stato una serie di combinazioni, un po' questo fatto biografico, diciamo, poi... e poi anche il rapporto con l'etichetta, che aveva, diciamo, come linea editoriale questa promozione, insomma, di autori italiani del Novecento meno conosciuti. E per me poi si è un po' coronato con l'incisione dei sei concerti di Malipiero,
per pianoforte e orchestra. Questo è stato un grande lavoro, adesso riascoltandoli, così insomma ripensando a questo impegno importante, ecco, per me. Tagliapietra poi dopo è stata quindi anche una proposta dell'editore, mi ha affascinato, insomma, perché anch'io lo conoscevo perché c'erano le revisioni dell'edizione Ricordi, non so, delle varie trascrizioni Bach Liszt o di Tagliapietra. Quindi io avevo anch'io da studente, insomma, una conoscenza molto... Però poi approfondendo, vedendo la sua musica, vedendo la sua storia, è stato il pupillo, insomma, il grande allievo di Busoni, e si sente questo, si sente. E quindi così, nell'incisione abbiamo fatto tutti gli studi, lui ha fatto due serie di studi, 40 studi, di perfezionamento che gli erano stati commissionati addirittura da Casella, che voleva rinnovare i programmi dello studio dei conservatori negli anni, parliamo degli anni 30, insomma 20-30, pensando che poi questi programmi sono rimasti inalterati fino al 2000 quasi, insomma, fino al 99. Sì, effettivamente è molto particolare. Ma visto che non lo conoscono, visto che non si conosce quasi nessuno, magari proviamo a fare un ascolto. Io avevo selezionato questi tre pezzi, armonie di campane, per l'etichetta, se non ricordo male, della Phoenix Classics. Sì. E è un'incisione appunto del 2003. C'è anche una foto di profilo, ammetto che adesso poi lo vedrete, a me il profilo di Gino Tagliapietra, se lui quello in copertina, non credo che sia tu, assomiglia ad Arnold Schwarzenegger. È molto strano come profilo. Quindi adesso lo vedrete, magari mi direte, che è una pareidolia ovviamente, però è molto curioso. Allora, intanto mi organizzo. Una bella foto, un bel ragazzo, era un bel sì, ragazzo. Sì, sì, sì. Allora, ecco che ho salvato questa cosa. Spengo il mio microfono e lascio andare.
Sì. Il microfono? Ecco. Ecco, dicevo, molto particolare, anche estremamente quasi onomatopeico come brano. Adesso la Monia di Campane è proprio anche questi effetti di eco continui. E tu prima parlavi di Busoni, effettivamente si sente molto la mano del maestro in questo senso. Sì. Esistono incisioni di Tagliapietra come pianista o... Io non mi risulta, non mi risulta, non hai perché lui c'è una biografia un po' particolare che a un certo punto ha interrotto, insomma, prematuramente l'attività concertistica per un problema alla mano o al braccio, adesso non ricordo bene, per cui si è dedicato per 40 anni e ha insegnato al Conservatorio di Venezia, o un conservatorio del nord comunque. E quindi forse appunto non abbiamo documenti, ma certamente dagli studi che lui ha fatto, insomma, dai ricordi chiaramente che ci sono, dalle testimonianze, è stato un grandissimo pianista. Era la prima commissione del concorso Busoni nel 49, quindi insomma uno dei fondatori del concorso. Allora, se riesco, in realtà per prassi ho deciso che tutti i nostri incontri, poi sotto nell'info box, inserirò non soltanto i dischi che hai fatto tutti, vorrei inserire anche se ci sono articoli, interviste o appunto riferimenti bibliografici e non solo, in maniera tale che chi sta seguendo, chi seguirà eventualmente le nostre conversazioni, poi eventualmente posso ulteriormente approfondire, quindi utilizzare veramente il nostro incontro come banco di come banco fondamentalmente per partire alla scoperta, eventualmente se le interessa approfondire Livia Bella piuttosto che Tagliapietra, piuttosto che quanto abbiamo detto su Schubert e a breve quello che diremo su Liszt, potrà tranquillamente trovare tutti i riferimenti per andare a leggere e a controllare. Anche tu, se hai del materiale poi che vuoi mandarmi, assolutamente mandamelo e poi lo compiliamo. Quindi questo era Tagliapietra. Invece volevo far sentire anche un pezzo di Livia Bella, anche se credo che Livia Bella sia un po' troppo lungo, perché vedo che la sonata per violino è di circa 19 minuti, quindi magari se ne vogliamo far sentire soltanto l'inizio e poi magari tu ce la puoi un attimo commentare. Anche in questo caso, un secondo che spengo il microfono e faccio partire, con i potenti mezzi della regia, faccio partire l'audio. Allora un attimo, eccolo qua. Thank you.
Eccoci tornati. Ecco. Beh, direi notevole. La scrittura sì. Di Livia Bella è notevolissima. Sì. Ecco, sì. Non avevo visto che era Fulvio Livia Bella. Esatto, volevo dirlo. Alla fine poi è apparso, effettivamente. Una famiglia di musicisti e tutti due i nipoti di... figli di Lucio, sono due grandi violinisti. Fulvio all'epoca suonava la scala e Hans, l'altro fratello, nipote di Lino, non so, sta in una delle grandi orchestre, insomma, sia alla Rai o in Svizzera. Credo che con Fulvio abbiamo fatto un disco, in realtà, del quintetto per clarinetto di Mozart, uscito l'anno scorso, e c'era lui perché faceva parte del quartetto, lui credo che sia parte del quartetto di Milano, e ricordo che c'era, però non l'avevo ricollegato al compositore, non avevo fatto assolutamente questo collegamento. Beh, è musica assolutamente di stampo post-brahmsiano, non ha nulla a che vedere con quelle che sono alcune delle temperie del primo Novecento, e peraltro era la scrittura quasi normale. All'epoca, nel primo Novecento, abbiamo visto che è una sonata del 1928, è una scrittura tipicissima, in realtà, di quell'epoca, si rifà a Respighi, che ho sentito tantissima della temperie musicale, anche a certo Casella, se vogliamo. Sì. Ha proprio quel genere, quella scrittura. Sì, adesso mi vuole ricordare il disco. Il mondo c'è in sottofondo il Handel. È partito. Sì. Scusate. Ecco. Sì. È partito inopinatamente, ha deciso YouTube di partire per i cavoli suoi. Allora, dicevo, sì. Non c'è niente, mi è venuta una gran voglia di comprare il disco, ma vabbè, pazienza. Lo prenderò. Fa parte di quel momento veramente importante della storia della musica italiana, che era un po' mangiata, diciamo, dall'opera, no? Dal successo dovuto, insomma, della musica operistica, e che però è come sotto, insomma, il movimento musicale, no, ha prodotto, appunto, li hai citati tutti, ma ce ne sarebbero tanti, no? Possiamo andare avanti all'infinito, posso citarti Antonio Scontrino, di cui stiamo operando un'opera di riscoperta. Ce n'è una marea, ma anche Giacomo Antonio all'epoca c'era, che oggi è stato completamente negletto. C'è una quantità di autori italiani che la gente si è dimenticata, che è spaventosa. E infatti, e tra questi, diciamo, per me ha un posto particolare, appunto, Malipiero, perché di questi, almeno di quelli che conosco di più io, è il compositore che forse ha lavorato di più sulla ricerca, sul linguaggio. E infatti nel percorso, per esempio, dei concerti per pianoforte e orchestra, si vede proprio la sua evoluzione linguistica, no? che parte da un po' dalla base di questi che abbiamo detto. Però va molto più avanti, e credo che sia uno dei compositori che più ha fatto ponte, insomma, con la musica del sicuramente secondo, più di Casella, che erano fondamentalmente contemporanei, e per certi aspetti lui lega quella che era la temperie respighiana, se vogliamo
usare, trovare un elemento, diciamo, un compositore che un po' assuma a sé questi diciamo, queste, ma anche Martucci sto pensando, e lega quindi quella che era l'idea respighiana, martucciana della musica a quella che poi sarebbe diventato Dalla Piccola. Ricordo una citazione del mio docente di filosofia della musica, Carlo Serra, quando ero studente, che lui parlava che Dalla Piccola era l'unico che era riuscito a creare una dodecafonia che canta. E ho sempre trovato assolutamente calzante, ogni volta che ascolto Dalla Piccola, in realtà mi ritorna in mente quella citazione, una dodecafonia che riesce a cantare rispetto alla sterilità di molta dodecafonia invece della seconda metà del Novecento. Quindi io spero veramente che nei primi anni del 2000 c'è stata una grande riscoperta di questi autori, anche grazie a etichette come la Fenix, ma anche come etichette come la Tartus. Io mi ci infilo proprio a fanalino di coda, ma io spero veramente di poter continuare ad ascoltare grandi autori del primo e del secondo Novecento italiano, che finalmente iniziano ad avere un posto all'interno della storia della musica, che ritengo che fondamentalmente gli spetti. E del resto sfido chiunque ad ascoltare la sonata di Livia Bella o le composizioni di Tagliapietra e dirmi il contrario. Sì. A meno che uno non dica nel caso non c'è partita, non c'è più discussione. Sì, infatti io credo che a tutti i livelli, questo vale per la musica, ma vale per qualsiasi altra cosa, cioè la conoscenza profonda della storia ci fa vivere con più luminosità, diciamo, con più conoscenza, con più luce, sapienza il presente, quindi è importante a tutti i livelli. E quando manca... tutti gli ascolti li mettiamo sotto, li trovate in info box quando è finita la trasmissione, quindi tranquilli che se li volete poi recuperare e ascoltare integralmente, perché la sonata è anche molto lunga, 19 minuti, quindi è un'opera abbastanza poderosa. Secondo movimento, io è un sacco di tempo che non l'ascoltavo, il secondo movimento me lo ricordo molto poetico, insomma, molto bello, ispirato. Ma ha quell'idea, che peraltro è un genere di scrittura che io assolutamente adoro, la follia. Ricordo quando quasi quasi mi ricorda l'attacco, anche mi ha ricordato anche qualcosa delle sonate per violino di Fauré. O comunque c'era quell'occhio che guardava verso la capitale della musica dell'epoca, sì, che era Parigi, sì, più che alla Germania, seppur inglobava un po' tutte e due le esperienze. È così. E poi anche sì. Dimmi pure. No, c'è il senso artigiano, diciamo, c'è il lavoro della materia, della melodia, insomma, molto bello, molto curato. Quindi, assolutamente, sì. Assolutamente. E farei un altro piccolo salto, in realtà un salto indietro a livello temporaneo, che ci porta al secondo disco che tu hai pubblicato, perché se nel primo disco tu hai fatto un'opera tripartita divisa tra tre autori, con un concept di base, nel secondo disco, nella seconda pubblicazione in realtà, perché era un doppio, tu hai affrontato uno dei più, permettimi di dirlo, uno dei più complessi monumenti della letteratura pianistica dell'Ottocento, che sono le armonie poetiche e religiose di Franz Liszt, e le ha affrontate tutte. Un doppio disco, ammetto che quando mi hai proposto il progetto mi aveva lasciato abbastanza, come posso dire, abbastanza, mi aveva spiazzato. Non me la sarei, l'ammetto che non mi sarei aspettato da te una proposta di quel genere. E piccolo spoiler, in realtà credo sia stato il primo disco doppio che io ho pubblicato come etichetta, perché non avevo mai fatto un disco doppio, non sapevo neanche come si facessero, non avevo la più pallida idea di cosa, di come, quello perché anche con lo stampato, infatti chiese lo stampatore, mandami un preventivo perché non ho idea neanche di quelli che potrebbero essere i costi di stampa. Ed è stato un disco estremamente particolare, e per certi aspetti, perché hai scelto questo? Proprio perché Liszt
Ok, quindi la scelta di lista la posso capire, è un monumento, è quasi una scelta obbligata per, dopo i tre grandi, Brahms, Schumann, Schubert, è diciamo l'altra faccia del pianismo ottocentesco, ma le armonie poetiche religiose non richiedono soltanto tecnica, richiedono qualcosa molto più, richiedono una preparazione molto superiore al pianista che le vada ad affrontare, perché con la mera tecnica quelle composizioni diventano pura noia, secondo me. E tu sei riuscito ad affrontarle in una tua lettura personale molto particolare. Sì, la genesi, diciamo così, di quest'opera intanto risale agli studi in conservatorio. Alcuni brani, diciamo, sono facilmente nel repertorio, no, come i funerali, la Benedizione di Die, sono nei repertori, diciamo, che si studiano. Allora, siccome anche in altri casi avevo studiato alcune opere, la mia maestra mi aveva fatto studiare alcune opere inserite magari in una suite, no, in un ciclo. Allora, nel tempo io, insomma, volevo completare questi cicli, è successo con le Goiescas di Granados, e un altro era questo di Liszt. Poi è successo che mi è capitato nel 2001-2002 un libricino. Un saggio, diciamo, uno studio, anche qui c'entra, diciamo, la mia regione, perché Liszt ha fatto un viaggio, una sorta di pellegrinaggio, nel periodo in cui stava a Roma, e stava un po', era molto attivo nella produzione, insomma, artistica a Roma. Soprattutto ecclesiastica, ricordiamo che Esatto, Liszt prese gli ordini di minori, diventò sì. l'abate Francesco Liszt, mi pare che l'avevano proprio ribattezzato in italiano, e il Papa si riferiva a lui come il Sì, mio palestrina, e ha esatto. fatto una enorme produzione, anche di trascrizioni da monodie gregoriane, quindi una cosa veramente molto particolare che quasi nessuno affronta, e dal graduale cattolico, però le armonie poetiche sono nate prima. Sì, infatti non, adesso Ci sono questo non tantissimi, è. cioè, sono molti lavori preparatori delle armonie poetiche Esatto, religiose. ho avuto un paio di redazioni. Infatti, diciamo, il discorso riferito a questo periodo della biografia di Liszt non è direttamente connesso, ma lo faccio entrare in questo senso. Cioè che appunto questo saggio descrive, attraverso le lettere di Liszt che quotidianamente scriveva, descrive un pellegrinaggio che ha fatto ad Assisi e Loreto, insieme al suo, diciamo, tutore religioso, insomma, non mi ricordo il nome di questo padre. E comunque in questo viaggio poi loro si fermano sulla costa adriatica, a Grotta Mare, dove tra l'altro, frutto di questo passaggio di Liszt, di un paio di mesi di riposo, insomma, è nato un festival dedicato a Liszt, insomma, comunque una cosa buona. Allora, in questo saggio di cui parlavo, insomma, ho avuto modo di penetrare un po' di più questo aspetto della biografia di Liszt, dove lui a Roma, diciamo, le sue mire erano molto, molto ambiziose, cioè lui voleva dedicarsi a, diciamo, rinnovare e creare un repertorio proprio di musica sacra attualizzato, diciamo, moderno, con il nuovo linguaggio musicale. E questa cosa veramente, appunto, si è molto impegnato. Naturalmente ha prodotto delle opere, no? Il Christus, vari oratori. La cosa è che poi nel tempo, adesso senza andare troppo a fondo su questioni biografiche, patrimonio, eccetera, che non c'è stato, nel tempo si è reso conto che però in realtà a nessuno interessava questo rinnovamento del linguaggio musicale inserito nella liturgia, no? Nella musica sacra. E questa cosa qui, questo suo anelito da musicista, insomma, mi ha colpito. Ho detto: guarda, guarda Liszt, no? Che insomma a un certo punto scopre nella culla della cattolicità
la musica religiosa, la musica insomma che si usa nella liturgia, e sente l'impulso a doverla modernizzare, insomma, comunque portare il suo contributo, no? di compositore, grande compositore del suo tempo, insomma. In realtà lui ha sentito l'esigenza di modernizzare praticamente qualsiasi cosa, modernizzato il pianoforte, modernizzato l'orchestra, modernizzato il poema, la sinfonia, la musica. L'unica cosa che forse non ha toccato è stata l'opera. Un po' perché c'era Wagner, probabilmente. Infatti esiste una sola opera di Liszt, che però aveva scritto, mi pare, a 12 o a 16 anni, non ricordo, che è la prima e unica opera, perché poi anche la Santa Elisabetta non è un'opera, il Christus non è un'opera, e la Via Crucis neanche meno è un'opera. Quindi, diciamo, le sue opere vocali poi non fanno parte dell'opera lirica. Mi pare fosse il Don Sebastiano, vorrei dire una stupidaggine, il Don Sebastiano, l'unica opera di Liszt, che è molto carina peraltro, tipica degli anni 20-30 dell'Ottocento, scritta con estremo garbo, è molto, molto, molto simpatica, però è un'opera assolutamente giovanile, poi non fece più nessun tentativo. E alla fine, quindi, tu ti sei arrivato attraverso, diciamo, questo lungo passaggio alle epoche religiose. E quindi, scusa. E come le hai volute affrontare? Perché rispetto a un Livia Bella o rispetto a un Tagliapietra, avevi davvero dei giganti accanto a te che avevano già detto la loro. Nel corso di quasi 80 anni di storia discografica su queste composizioni nello specifico, però raramente vengono affrontate tutte. Ci sono effettivamente delle composizioni che quasi, tipo il Paternoster, che quasi nessuno affronta, e invece quasi tutti scelgono i Fanarelle, per esempio, che poi vorrei far ascoltare almeno l'inizio, che sono diventate poi alcune la Benediction de Dieu dans la solitude, la benedizione di Dio nella solitudine, è già un'opera un po' meno battuta da quelli che sono i grandi pianisti, anche perché è una difficoltà spaventosa e anche molto lunga, però insomma è molto particolare, perché quelle opere che tutti conoscono, ma che poi in realtà tutti citano ma nessuno conosce, se non in due o tre composizioni sparse della raccolta. No, un po' anche il fatto, adesso forse non risponde proprio alla domanda, però c'è anche un altro aspetto, che questo fatto di... Ti saluta Agnese Sanna, dice un saluto al collega conterraneo. Ah, grazie. Ciao Agnese, ti ringraziamo. Agnese. Un po' questo, appunto, di quell'opera, di quel ciclo delle armonie, si conosce i Funerali, no? Perché è un pianismo insomma potente, ricco, eccetera. Allora, a me interessa anche proporre un lavoro, e quindi un autore e un'opera di questo autore, dove non c'è solo il picco, no? Il picco magari perché prende, diciamo, tanti aspetti, solletica, no? Tante cose, solletica la tecnica, solletica magari una melodia ispirata. Cioè, mi piace che di un autore, in questo caso di quest'opera di Liszt, si prenda anche la cosa apparentemente retorica, non so, che non ha un grande significato, no? Però... Uh-huh. Che sta dentro un quadro, e poi magari, non so, non giudicare, insomma, quello facilmente, no, quello che sembra più bello o più appariscente come la cosa maggiore, no? Ma ecco, insomma, mostrare un quadro, una figura con tutti gli aspetti, che nel caso di Liszt, insomma, se ne sentono, no? Credo che sia la figura di musicista più moderna, no? che ci sia, insomma, che ha inventato il concerto, ha fatto tutto, appunto, come dicevi tu, quello che non ha fatto. In realtà è più facile elencare ciò che lui non ha innovato o ciò che lui non ha fatto, perché è molto più breve la lista in quel senso, rispetto a elencare tutto ciò che lui
ha portato. Sì. Infatti dicevo una battuta che è un po' una provocazione, ovviamente una provocazione da meramente speculativa che facevo con Alessandro Riccardi, che è un pianista con cui abbiamo inciso un disco dedicato a Scriabin, è che se noi togliamo Mozart dalla storia della musica, probabilmente la storia della musica cambia poco. Se noi togliamo Liszt dalla storia della musica, l'intero Novecento rischia di cadere. Sì, è E giusto. tendenzialmente uno direbbe il contrario, ma se uno vede effettivamente la quantità di innovazione che Liszt ha portato dal nulla, quindi ha proprio creato per esigenza innanzitutto personale, non è una cosa così peregrina. Poi, ripeto, è una teoria totalmente speculativa, è ovvio che Certo. ci si può veramente divertire a togliere e mettere, perché è un po' come i bilanciamenti delle equazioni di chimica, che tu metti e togli degli elementi e vedi come cavolo, cosa Succede. succede. Cosa succede? Ma ovviamente meramente stiamo parlando di mera speculazione, rischia comunque di esplodere alla fine l'equazione, quindi se si toglie o si aggiunge troppo. Quindi assolutamente. Però tanto per dare un'idea dell'importanza di Franz Liszt all'interno della storia della musica, non solo dell'Ottocento, ma di tutti gli 800 anni della storia della musica occidentale. E per me, ogni volta che lo ascolto, è abbastanza incredibile. Ecco perché quando ho riascoltato le tue armonie poetiche religiose, ci sono rimasto, perché comunque emerge sempre un autore che è legato a doppio filo, ecco che ci si collega anche al tema della puntata, alla spiritualità, più profonda dell'essere umano. E che è curioso perché non arriva mai alla preghiera. È una cosa, non so se lo percepisci, ma lui si collega al divino fondamentalmente, al divino dello spirito, ma non emette mai, non scrive mai un qualcosa che può essere considerato una preghiera a. È molto più profondo della mera preghiera, secondo me, ciò che lui fa. Anche il Pater Noster, sì, si rifà al Pater Noster, ma non ha lo spirito di una preghiera. Sì, guarda, è interessante questo, mi viene in mente, in un certo senso, credo che essendo Liszt un grande amante Valentino della Ernesto ci scrive Sardana Palo. Come? Aspetta, no. Valentino Ernesto ci ha scritto un commento su Facebook che dice Sardana Palo. Ah, ma che Non lingua è? so, no, No. Sardana Palo è stato un regnante dell'antichità famoso per quando fu sconfitto, fece uccidere praticamente tutte le sue mogli, sul suo letto prima di morire. Se non ricordo male, il mito era questo. Però non so, Valentina, a che cosa ti riferisci, se ci vuoi scrivere qualcosa in più o su YouTube, così lo possiamo mostrare, oppure se ci vuoi scrivere su Facebook cosa intendi con Sardana Palo, così potrebbe essere interessante poterlo commentare. Scusa, Sì, no, ti ho. quello che volevo dire era questo, appunto, uno come Liszt che ha abbracciato la vita contemporanea, la sua contemporanea, musicale, artistica, sociale, insomma, nella totalità, è la persona più dentro al mondo, no? Alla vita. In questo senso, per me, questa è la preghiera, diciamo, questa è la preghiera più grande, perché più si entra, diciamo, si è dentro, no, con una grande anima, come quella di Liszt e come altri, insomma, che riescono a penetrare il proprio tempo, a viverlo, a vivere una vita veramente incredibile, no? Piena, strapiena. Allora, non so, qualsiasi cosa fanno, no? Diventa preghiera perché toccano l'umano. E più si entra, più si va nell'umano, Esatto. per me, più si va verso l'alto. Verso il divino. No, a prescindere dalla credenza, io poi non ho mai fatto mistero di non essere un credente, ma è proprio questo, il fatto che comunque le composizioni religiose di Liszt
non arrivano mai a essere, come anche le composizioni religiose di Bach, per certi aspetti, non arrivano mai a essere chiuse o conchiuse all'interno di un singolo alveolo, ma possono essere riferite allo spirito, innanzitutto, allo spirito umano che si eleva sopra qualsiasi cosa. E in quel senso io ho la percezione del divino, ma un divino estremamente terreno. Rispetto Certo. invece a composizioni legate alla Chiesa, composizioni scritte per la Chiesa, che invece sono completamente riferibili a una determinata esperienza, o che sia luterana, che sia cattolica, che sia anglicana o che sia ortodossa. In Liszt non c'è una sorta di quasi di universalità dello spirito, sempre che questa universalità venga intesa nel senso occidentale del termine, ovviamente. Invece, Valentina mi ha fatto una giusta, una cosa che mi ero completamente dimenticato. Sardanapalo è l'opera incompiuta di Liszt. Ah, Non mamma l'avevo mia. presa minimamente in considerazione, è vero. È un'opera Caspita. incompiuta, non so neanche in che, la Non lo conosco sapevo. pochissimo, non so neanche in che percentuale sia stata completata. Quindi poi vado assolutamente a documentarmi e ti ringrazio Valentina, che un bellissimo appunto. È Grazie, un'opera caro. che davvero conoscevo poco. È curioso che poi lui utilizzi questo tema, Sardanapalo, che era un tema che, se non ricordo male, faceva parte anche della poesia di Berlioz. Anche Berlioz tentò di scrivere un poema sinfonico che presentò forse proprio per il Prix de Rome, il cui protagonista era appunto Sardanapalo. E ricordo anche che Cherubini, che era all'epoca direttore del conservatorio, non gli piacque per niente, ma, giusto per fare. Quindi Sardanapalo è effettivamente un personaggio estremamente particolare. Poi vado anche a indagare il perché delle scelte. In Berlioz riesco ancora a capirlo, ma in Liszt no, onestamente. E ci è scritto un'altra cosa. Opera Sardanapalo, la prima italiana. Ok, poi la metto volentieri nei riferimenti bibliografici. Grazie Valentina. Quindi no, tornando invece a noi, tornando a quello che è l'esperienza poetica, vorrei far sentire forse il brano più famoso di Liszt, che è appunto Fenerel, Funerali. Ricordo una lezione di pianoforte in cui mi avevano detto che il modo corretto per eseguire questa, per approcciarsi più che per eseguire quest'opera, è non pensare minimamente che sia veramente un funerale. Non so se tu ti sposi questa visione, per dare un'impressione, è un brano spirituale, si riferisce a un funerale, ovviamente, il titolo è inequivocabile, ma nell'esecuzione non si deve mai dare l'idea che sia una marcia funebre, perché di Sì, fatto non lo è. io sì, un po' per indole. Anche per l'estremo interesse, diciamo, della materia musicale, il titolo è una cosa che viene dopo, non so. Quindi, effettivamente, sì, io non ho mai pensato al funerale. Certamente, anche nella melodia di quella che ha un andamento di marcia, sì, non si può Completamente pensare. trasfigurata. Esatto, ecco, proprio questo. Quindi lì non c'è terrenità, non so, concretezza che tenga, cioè andiamo oltre, no? È una melodia. Soprattutto non c'è dolore, Sì, ma manca completamente. nella parte centrale poi c'è una poesia di una sinuosità, di una. Non so come dire, di una bellezza se sensuale anche Sì, è vero. incredibile. E proprio diciamo questa compresenza, no, in Liszt di strati diversi, di sentimenti sottili diversi che lo fa grande, insomma, lo fa indagatore profondo. Potremmo dire, se passami ovviamente i termini, potremmo dire che Liszt coniuga il sensuale nel divino. Ma certo, no, non è
non è azzardata come coniugazione. Non è così peregrina. Beh, pensiamo sì, ai alcune figure di santi, insomma, Santa Teresa, le visioni, le figure, no? che hanno lasciato, cioè, magari in forma poetica, no? Sì, non è strano. Oppure anche nella Bibbia, insomma, ci sono comunque libri che parlano di sensualità, insomma, e anche il linguaggio, il dialogo tra Dio e il popolo eletto, insomma, a volte assume appunto linguaggi. Quindi non è strano, anzi. Beh, in realtà, se vogliamo riferirci al testo sacro, il testo sacro è pieno di passaggi di sensualità estrema. E anche la sensualità, adesso no, perché siamo su YouTube, quindi non possiamo, che è diventato un po' la melevisione, non possiamo fare altre pronunce, però nel testo sacro ci sono passaggi che vanno ben oltre la sensualità, proprio ci danno veramente dentro, oggi sarebbero messi in immagine, sarebbero estremamente scabrosi. E Liszt in realtà coniuga benissimo anche nella sua vita questa continua tensione per il sensuale che gli era proprio e la volontà di andare oltre nel divino. E sì. C'era anche un film che tentava di mostrare questa cosa in una maniera assolutamente kitsch, che era Listomania di Ken Russell, un film degli anni 70 che non so se l'hai mai visto. Listomania è un film totalmente kitsch, quel kitsch culturale folle che consiglio di andare a recuperare. È totalmente, siamo completamente nella follia quasi degenerata per certi aspetti, però mostra in realtà in luce questi aspetti, li fa perfettamente comprendere. E farei adesso l'ascolto, anche perché siamo già quasi in chiusura di puntata. Chiuderei proprio con l'ascolto di Fonerel. Vediamo se l'avevo preparato. Sì, ok. Chiuderei con l'ascolto di Fonerel, almeno i primi tre minuti, che sono estremamente indicativi di quanto abbiamo appena detto, cioè proprio il dare un approccio assolutamente intimista, assolutamente spirituale, ma senza riferirsi a nessun canone pregresso, perché di fatto questo fa. Lui non utilizza mai alcun canone, alcuna forma pregressa, benché meno la mancia. Quindi un secondo che faccio il passaggio, eccolo qua il passaggio, chiudo il microfono. Thank you.
siamo tornati. Allora, dovrebbe essere a posto. Mentre ascoltavo, sì, mi è nata un'altra riflessione, che in realtà è un parallelismo, visto che prima abbiamo citato Mahler. Ho notato che c'è una incredibile corrispondenza con l'inizio della terza. Sì, sì, sì. È veramente molto simile, perché tu hai l'inizio del tema pangermanico, che era stato ripreso anche dalla prima di Brahms, che poi finisce in questo magma, finisce in una sorta di magma informe, da cui c'è un elemento, una sorta di, come se fosse un'anima, che tenta continuamente di salire, in maniera anche scattosa, molto spesso, molto più che in Liszt, in questo senso, ma che poi viene sempre, sale e viene sempre riportata all'interno del magma, tenta ancora di salire e viene riportata dentro nel magma. E l'inizio di Fonerelle è molto simile, questa sorta di effettivamente di tempo quasi di marcia, con una melodia che continua, che vuole essere, che fa di tutto per uscire e che non riesce. Alla fine, anche quando arriva agli spasmi estremi dei primi due minuti, comunque poi viene reinglobata e poi trova un'altra forza. È una, come se una forza continua tentasse di emergere. Bella questa cosa che dici, me la fa risuonare, me la fa immaginare, insomma, pensando alla musica, eh? È bello, sì. È in Mahler, il primo tempo della terza di Mahler, a parte quando arriva il quello che era stato definito, che anche lì poi c'è a un certo punto una marcia, perché c'è da lontano l'arrivo di Bacco, quindi c'è tutto un rapporto con Dioniso e altre cose, in Liszt questa cosa ovviamente non c'è, però l'inizio è veramente molto simile, a livello concettuale quantomeno. Sì, sì, sì. E poi, sì, forse qualcosa, è giusto, è bello questa riflessione, e poi forse non si sente tanto nella riproduzione, insomma, è una riproduzione molto in bassa qualità, attenzione, stiamo aspettando di streaming, una roba di streaming, quindi infatti. Allo stato puro della bassa qualità. Sì, sì, cioè sentire delle essere quello che ho cercato in quel caso era la conduzione della melodia, non seguendo un tempo preciso, a parte quell'elemento pam pa pa, ma condurre la melodia seguendo un po' gli armonici, no? L'espressione della frase, quindi il suono, il legato, insomma, condotto a seconda di come si sviluppa la melodia, insomma, quindi anche con delle attese, con dei respiri, piccoli respiri, insomma, dovuti alla risonanza, no? Sì, sì, infatti ho lasciato andare fino proprio all'esposizione della melodia. Ed è interessante, infatti è molto interessante il rapporto anche di tempo. Tu prima parlavi in Schubert, Schumann e Brahms, che avevi una tua idea di tempo che creava praticamente, più che altro potremmo dire, una tua idea di fraseggio di queste composizioni. Esatto. Ed è per questo che ho scelto Funeral, non solo perché è il brano più noto dell'intero ciclo, ma anche perché è molto suggestivo il modo in cui tu tratti il tempo e il tempo e lo spazio di queste composizioni, perché in realtà dal modo in cui tratti il tempo in Liszt tu crei lo spazio gli spazi sonori di questo autore, e pochi autori sono così spaziali, non nel senso di universo ovviamente, ma nel senso di spazializzanti, ecco, sono spazializzanti, e come Liszt di queste composizioni, le composizioni più tarde, comunque le composizioni della seconda maturità, potremmo dire. Sì, la riflessione e il lavoro sul fraseggio, come dicevi, è una cosa appassionante, proprio fantastica, cioè ogni giorno veramente studiando mi innamoro e scopro, insomma, quanta ricchezza c'è nell'articolazione della musica, no? Dei vari autori, delle varie composizioni, o all'interno della composizione, insomma,
questo lavoro ricerca sul fraseggio, che è complessissima, no? Molto complessa, ma è una roba incredibile. Io veramente ogni giorno mi alzo con l'idea, adesso affronto questo passaggio, questo particolare, insomma, cercando il fraseggio, no? Il senso, che poi naturalmente è legato alla fisicità, perché noi suoniamo, certo, strumenti acustici, e quindi qualsiasi intenzione che mettiamo in un'idea di suono o di fraseggio ha poi un riflesso, insomma, una causa per un atteggiamento fisico, no? Muscolare. Quindi questa connessione è fantastica, veramente interessante. Non si finisce mai, è infinita, appunto. Senti, noi siamo arrivati quasi a 1:40, quindi lascerei, come faccio sempre, io in realtà ti ho chiesto tutto, non ho esaurito gli argomenti, ma non voglio arrivare a 2 ore e mezza di conversazione, sarebbe stancante anche per chi ci ascolta. Ormai vedo che la media è sempre di 1:00, 1:30, difficilmente andiamo sotto 1:30. Però appunto lascio di solito gli ultimi minuti, se non abbiamo toccato qualcosa, non abbiamo detto delle cose, magari qualcosa che vuoi aggiungere te rispetto alla conversazione che abbiamo fatto, o degli elementi che io non sono arrivato a toccare. Ma no, sono molto contento di quello, specialmente l'ultima riflessione su... No, una cosa che non abbiamo affrontato, ma magari ci dedichiamo altro tempo, è la Cina. Al prossimo disco. La Cina. Sì. Allora, sì, questo Paolo in realtà ha inciso l'anno scorso, ha registrato, ma non è ancora uscito, un disco dedicato, credo interamente a Schumann, con una interpolazione contemporanea, se non ricordo male. Sì, sì. Ecco, con due pezzi di Edoardo Hubert, con due brani, uno, diciamo, credo tutti e due in prima assoluta proprio, e l'altro almeno come pubblicazione in prima. In questo caso, e anche gli aspetti dedicati alla Cina, che sono diciamo una parte importante della carriera concertistica e in tournée di Paolo. Io direi che possiamo fare così, anche perché poi discuteremo quando uscirà il disco, ma potremmo fare un secondo incontro, completamente in questo caso dedicato a Schumann, io rispolvero la mia integrale peraltro, e fare solo un incontro dedicato a questo. Sì. Ok. Io direi, che, anche perché sennò abbiamo messo veramente tantissimi spunti, tantissime idee, e rischio di avere una bibliografia pressoché infinita anche di ascolti. Rischiamo veramente di dire troppo, però essendo Schumann un elemento, anche l'elemento da cui siamo partiti in questo primo incontro, dovete sapere che io e Paolo ci siamo visti per la prima volta ieri sera, cioè non ci siamo mai visti in faccia in 5 anni che ci conosciamo, che è un po' un tipico, che vivo, sono a Osaka, quindi all'estero, lontano, però è anche un po' una ragione per cui queste puntate esistono, così effettivamente io incontro gli artisti con cui lavoro e vi utilizzo in maniera invereconda per fare divulgazione musicale. Però sì, tornando a noi, io direi che possiamo darci un incontro da qua, penso 9-10 mesi, che penso che il disco sarà pronto e in uscita, per presentarlo e per discuterne. Perfetto. Direi bellissimo, che la cosa può assolutamente funzionare. E detto questo, ragazzi, siamo alla fine. Oggi ci sono state poche domande, effettivamente, non ce n'è stata nessuna. A parte, ringrazio di nuovo Valentina che ci ha seguito e ci ha dato quello spunto interessante sull'opera incompiuta, che peraltro poi metterò in descrizione. E se nessuno interviene, io direi che possiamo darci appuntamento alla prossima puntata. E con te, Paolo, ci diamo appuntamento tra una decina di mesi all'incirca. Ok. È arrivata una domanda in zona Cesarini. Claudia Sant'Arpino ci chiede: pensate che l'armonia sia fondamentale e che la forma dei brani sia frutto della conoscenza e della ricerca che il compositore cerca continuamente mentre crea? Mm-hmm. Allora, la rileggo perché
mi mancano le virgole. Allora, pensate che l'armonia sia fondamentale e che la forma dei brani sia frutto della conoscenza e della ricerca che questa continuamente mentre crea. Ma allora, da una mia risposta, poi lasciate la parola. Sì. Secondo me bisogna un attimo contestualizzare, perché innanzitutto bisogna presupporre che il compositore crea sempre, ha sempre la volontà di creare qualcosa di nuovo. Poi sappiamo che in realtà è vero per molti dei grandi, ma non è vero per la maggior parte. Molti dei compositori, se si riferisce al 6-700, non avevano sì l'idea della creazione, ma non come una creazione che andasse sempre avanti, sempre dedicata al futuro. Questo aspetto diventa fondamentale soprattutto nell'Ottocento e diventa un capisaldo nel Novecento. Però sì, lei dice, nella velocità non ho messo la punteggiatura, sì, infatti l'ho inserita io nella seconda lettura. Però sì, ritengo che sia assolutamente un punto fondamentale il rapporto tra creazione e armonia. Se si vuole creare quel ponte che dicevamo all'inizio con Schumann verso il futuro. Non so. Sì, chiaro, poi magari se Claudia in altro ambito, in altro spazio, insomma, vuole approfondire la cosa e spiegare meglio magari una studente, allora. E comunque è chiaro che l'armonia è fondamentale, l'armonia immagino nel senso della conoscenza della materia musicale, insomma, che uno va a utilizzare, no, quando scrive qualcosa, quando compone o anche quando interpreta, no? Quando si interpreta, conoscere l'armonia, cioè le leggi interne, la struttura, lo scheletro della composizione è fondamentale per capirne poi il senso. E soprattutto la seconda parte della domanda sulla ricerca. Lei parla della forma, in realtà. Lei, ecco. La cosa interessante è che lei dice se la forma dei brani è frutto della conoscenza e della ricerca che il compositore continuamente per me sì, nei grandi c'è sempre la tensione, la ricerca e l'invenzione anche della forma. La forma nell'arte è fondamentale e da lì passa tutto lo sviluppo del linguaggio, della produzione artistica, insomma. Quindi anche in questo lista è fondamentale, perché lui di fatto rompe quasi continuamente la forma per creare una propria composizione, in questo caso sì, in base alla propria conoscenza, in base più che alla propria conoscenza al punto che lui vuole raggiungere. Se Beethoven si riferisce sempre a delle forme pregresse e le porta ai limiti estremi, Mahler anche usa le sinfonie, io prima citavo la terza, ma anche la seconda, che sono in una forma sonata mastodontica, sono forme sonata mostruose, di una grandezza abnorme per certi aspetti, soprattutto la sesta, e quindi Mahler tenta di utilizzare la forma, seppure la porta alle sue estreme forme pregresse, seppure la porta alle estreme conseguenze. Liszt, a certi aspetti, distrugge la forma, secondo me. Distrugge la forma, o meglio, distrugge ciò che è la forma conosciuta e la ricrea in base a quello che è la sua idea e la sua effettiva, la sua conoscenza. Certo, poi ci sono, adesso così, siamo veramente alla fine, ma pensando alla forma ciclica, no? E come nella grande opera di Liszt, la sonata, utilizza questa forma ciclica, cioè con alcuni temi che interconnettono tutta la mezz'ora di musica, la grande composizione, è già questo un'invenzione, insomma, uno studio sulla forma, no? Un modo sviluppare, aprirla, poi chiuderla con nuovi ingredienti, insomma, con nuovi paletti, no? Con nuove strutture. Quindi sì, sono
argomenti... Sono argomenti grandi, che potrebbero andare avanti per un'altra puntata, fondamentalmente, e che molto probabilmente affronteremo in Schumann, perché tu prima hai citato la fantasia, ma c'è parecchio di cui parlare a livello proprio di forma e di conseguenze della forma sulla creazione. Quindi su quello credo che lo affronteremo tra una decina di mesi, quando uscirà il disco di Schumann. Detto questo, io direi, Claudia ci dà: l'indagine armonica entra pieno nell'analisi che spiega, secondo me, le scelte dei compositori. E questo è un aspetto che andremo, assolutamente sì, e questo è un aspetto che andremo comunque ad approfondire, soprattutto nel prossimo incontro. Ti ringrazio, Claudia, per questi tuoi interventi. Falli prima, non in chiusura, così abbiamo più tempo per parlarne, perché si poteva effettivamente virare parte delle nostre incontri di oggi su questi aspetti, mi raccomando. E che sono aspetti enormi, poi, fondamentalmente, da trattare. Invece no, io direi che siamo assolutamente in chiusura. Saluterei tutti quelli che ci hanno seguito, che ho visto che si sono variamente avvicendati all'interno di questo quasi ormai 2 ore di conversazione, e io spero che abbia portato interesse, abbia portato elementi di spunto. Vi ricordo, per chi ci ha seguito fino a qua, mi raccomando di iscrivervi al canale. La puntata rimarrà disponibile soltanto sul canale YouTube, invece non sarà più disponibile sul canale Facebook da domani. E noi ci vediamo. In realtà credo domenica, perché ci sarà una puntata speciale, ma non è ancora confermata. Dovremmo fare domani la prova tecnica con il duo degli Opus Ludere. E finalmente spezziamo il pianoforte e andiamo su flauto e chitarra, dedicato al tango concertistico contemporaneo. Un elemento completamente. In cui in realtà avrò anche poco di cui parlare, perché conosco poco la materia e sarò io in realtà in quel caso più che altro ad ascoltare e a fornire degli spunti qua e là, però ho decisamente meno materiale a mia disposizione per poter intervenire, e lascerò che siano soprattutto con Domenico Testai che ci guiderà. Paolo, se vuoi seguirci, potrebbe essere uno spunto, potrebbe anche lì nascere degli spunti interessanti. Io vi saluto tutti quanti, vi ringrazio tantissimo per averci seguito, per sostenerci, per commentare, per mandarci i like, per le condivisioni e per tutto, siete veramente fantastici. E che dire, ci vediamo probabilmente domenica. Paolo, ti ringrazio che sei stato con noi. Grazie a tutti, grazie a te. Grazie a tutti, e io staccherei allora tra 3, 2, 1 e ciao!